un'altra domanda che chi è, diciamo, ignorante, so, ce ne sono diversi in giro, e non fa niente, non gliene frega niente, non lo sa, allora ha meno colpa che, diciamo, un religioso o pseudo tale che si comporta negativamente. Però, insomma, noi tutti siamo di una cultura ebraica, proveniamo da un ambiente ebraico, a cui le mitzvot ci vengono in qualche modo insegnate. Cosa intendi per ignorante e cosa intendi per religioso? Che interpretazione dai? Però Allora, non siamo così difficili. chiaramente tutto è relativo, perché se noi ci compariamo con i grandi tzaddikim, tutti siamo ignoranti. Sì. Chiaramente un bambino che fa una cosa non è grave come un adulto che fa la stessa cosa, perché il bambino è incosciente. Anche se hanno fatto la stessa cosa. Chiaramente, se questo è un bambino di 2 anni è un conto, se è un bambino di 5 anni è un altro conto, se è un bambino di 8 anni è un altro conto, se è un bambino di 20 anni è un altro conto, se è uno di 50 anni è un altro conto. Così, come ha detto il Rebbe precedente, l'età non si misura sul passaporto, ma si misura nel tuo cammino spirituale, cosa hai combinato. Ognuno di noi ha le sue bambinate o ragazzate, che fa? Secondo le tue conoscenze, sei che tu conosci Dio, più conosci Dio, più devi temerlo e più devi rispettarlo. Se hai avuto una conoscenza profonda della Torah e di Dio e la tua osservanza non era adeguata alla tua conoscenza, allora lì è grave. Per cui, in un certo senso, bisogna capire ogni cosa nel suo contesto, non pensare, non è una regola ferrea. In un certo senso, uno che è studioso e ha peccato per sbaglio è più grave di quello ignorante che ha peccato apposta. Perché quello che è ignorante che ha peccato apposta si è detto: io accendo la luce di Shabbat, non me ne frega niente. Ma cosa ne sa lui? Cos'è Dio e cos'è Shabbat? Cosa significa accendere la luce di Shabbat? Perché se anche dice: io lo faccio apposta. Ma cosa vuol dire fare apposta? C'era uno che una volta che è venuto da un rabbino e ha detto: io non credo in Dio. Il rabbino ha risposto: nel Dio in cui tu non credi, non ci credo neppure io. Perché c'è un altro che è venuto dal rabbino e ha detto: io sono eretico. E ha detto: per essere eretico, puoi sapere cos'è Dio. Tu non sei eretico, sei ignorante. Perché non, prima di studiare e sapere cos'è Dio, e poi dire: io sono eretico, sono contro Dio. Come abbiamo studiato riguardo a Acher, lui è grave. E per cui questo è relativo, poi ogni persona, secondo le sue conoscenze, deve essere più sensibile a rispettare la Torah, le mitzvot, e a sforzarsi, lottare per servire Dio.